Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Allora, oggi siamo qui per ovviamente Forza Motorsport 5. Allora, questa volta mi tengo una cuffia così perché alla fin fine sentire la macchina cioè, non mi serve granché, ragazzi. Mi basta sentire, basta frenare, accelerare, sentire i giri quando posso accelerare, cioè questo qua. Più che altro mi basta una cuffia per poter sentire il suono della macchina quando devo fare eventuale accelerata o frenata. Quindi ragazzi, vi voglio far vedere Forza Motorsport 5. Non so se voi lo vedete come lo vedo io lo vedo perfettamente. YouTube ovviamente mi abbassa la qualità del video, me la rende a 30 fps come vi ho già detto nel video vecchio. Quindi ragazzi, io vedo colori brillanti della mia macchina. È tornata più o meno come Forza Motorsport 4. Potete entrare dentro la macchina, se volete apro la porta, vedete. Posso aprire, non lo so, guardate, fa vedere qua, distanza percorsa 62, non lo so, 62.172 metri, 62.000 forse, no, 62.172 metri, velocità massima 204, valore auto totale 57.000, medaglie d'oro totale di 3. E niente ragazzi, come potete vedere, c'ho cerchi, potete andare, non lo so, aprite, boh. Potete vedere tutto, potete vedere anche qui, potete aprire la portiera, sedervi, andate così, entrate, vedete, chiudete la portiera, non lo so, potete, non lo so, aprire il comando, vedete, potete vedere tutto, una figata. Tornato un pochettino come il vecchio, andiamocene via, andiamo su, continua carriera ragazzi, vi faccio vedere un pochettino come si guida, andiamo su sportiva compatta, andiamo sulle categorie più basse ragazzi, perché è veramente difficile. È difficile anche guidare la macchina. Andiamo su sportiva compatta moderna. Andiamo su, non lo so, ragazzi, un tracciato. Andiamo, ragazzi, su tipo questo Mazda Raceways. No, anzi, andiamo su questo Prague. Questo nuovo evento ci Allora, conduce a ci parla la Prague, voce come al capitale della solito. Repubblica Ceca e una delle principali mete turistiche in Europa. Ah, ragazzi, sta caricando direttamente sul tracciato. Speriamo non ci metta 30 anni come al solito. Voglio di poter guidare in questa mappa. Questo circuito, anzi, diciamo circuito, perché è giusto che venga chiamato così, venga chiamato tale. Non aspettatevi il macchinone iniziale del McLaren, perché non ce l'ho. L'ho provato inizialmente ed è veramente una bestia, ragazzi, una figata assurda. È proprio bello. Il gioco è veramente bello. È di nuovo come in Forza Motorsport 4, che è veramente difficile da guidare. Ma allo stesso tempo vi divertite. Forse il problema è che è un po' monotono nell'andare avanti, vincere la gara. Vi divertireste più online. Poi potete, ovviamente qui potete uscire dalla parete delle classifiche, gli aiuti alla guida. Ovviamente più diminuite gli aiuti alla guida, maggiore sarà il vostro credito, i vostri crediti finali. Difficoltà drive avatar, cioè gli avversari gli avversari saranno più difficili da battere. Ragazzi, i drive avatar sono le figure, i comportamenti degli sono i comportamenti degli altri giocatori che vengono inseriti nella vostra Xbox. Ecco cosa serve, ad esempio, tenerla online. Vengono presi i comportamenti degli altri giocatori in tutto il mondo, magari sono dei pezzi di merda, magari sono dei giocatori leali, e vengono messi all'interno dei vostri sfidanti nella gara. Quindi magari vi potreste trovare il figlio di puttana che vi butta fuori, come vi potete trovare il giocatore leale che va per la sua strada, se si deve far superare, si fa superare. Ragazzi, andiamo su, inizia la gara e partiamo subito con questa gara su Forza Motorsport 5. Partiremo subito, ragazzi, io tengo la visuale esterna, come se vi ricordate ai tempi di Forza Horizon. Adesso acceleriamo. Vedete che sta vibrando il mio joystick? Si vede un cazzo, ragazzi, questo è il problema. Il prossimo rivale è Rusher. Sì, Rusher, ragazzi. Rusher è il mio Andrea, un mio amico. Quello che si è preso l'Xbox One, che è sul video dell'unboxing. Porca puttana, fuori dai coglioni. Posso riavvolgere, anche se tolgo la modalità riavvolgi, frenate. Dai, 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 tieni, 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 tieni. Cazzo, si è allargata troppo, ragazzi. Eccolo qui, Rusher. Mi sta tenendo testa, ragazzi. Undicesimo. Sono dodicesimo, ragazzi. Cerchiamo di vincere sta gara. Ci proverò. Non frenare. Cazzo, torniamo indietro, ragazzi. Riavvolgiamo. Faccio vedere un pochettino. Dobbiamo intervenire meglio in questa curva. Perché questa gente si mette a frenare dal nulla. Non si cazzo, non sa il motivo. Dai, non tagliarmi. Perde molto velocemente il controllo la macchina. Visto che anche comunque sia classe B, mi sa, o C.
Non è velocissimo, arriva a 240, 204 km, come avete potuto vedere, prima nelle sue statistiche della macchina. Sono adesso, ragazzi, nono. Lo svelo ottavo, e ovviamente si mette davanti. Dai, porca puttana. Tutto stronzo. Dai, andiamo, andiamo. Non toccarmi, pezzo di merda. Wow, wow, wow. Smette di toccarmi. Questa è una curva brutta, questa è una curva brutta. Dai, 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 dai. Riavvolgi un attimo, ragazzi. Anche questo, vedete, ragazzi, la cosa bella è che sbagliano anche loro. Sbagliano anche i giocatori, quindi vi diverti di più. Cioè, non è che devono fare tutto perfetto, come dei computer. Secondo me è questo che serve. Giocatori, i comportamenti dei giocatori online. Così vi divertite di più, almeno ci sono quelli scorretti, quelli corretti, è più divertente, dai. Dobbiamo arrivare, ragazzi, freniamo. Ma che cazzo ho fatto? Ma che cazzo ho fatto? Dai, vai, vai, vai. Grande, vai. Non sgommare, sì. Vamos, cerchiamo di recuperarli, ragazzi. Cerchiamo di recuperarli in tutti i modi. Siamo 1,50. Allora, corriamo, corriamo. Dai, 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 dai. Cerchiamo di... Ok, ragazzi, stiamo recuperando. Frena. I tracciati, città. Dai, 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 dai. Quando l'ho fatto con la... Cazzo, che schifo, ragazzi. Faccio cagare guidando. Basta. Minchia, che palle. Non posso fare così. Basta, non tornare troppo indietro. Mi si è staccato lo specchietto. Allora, recuperiamo sto stronzo, va. Ok, ragazzi, frena, frena. Tony Stark, ragazzi. No, dai. Abbiamo anche Tony Stark in gara. Porca puttana. Il grande Tony Stark ci onora della sua presenza. Ovviamente non ha fatto... Ha fatto la Mark Audi. La Mark Audi, ragazzi. La nuova armatura di Iron Man. Cerchiamo di recuperarlo con la nostra Mazda, ragazzi. Tutta... Trassata perfettamente. Complimenti, hai battuto Rusher. Ma ci mancherebbe altro, ragazzi, che non batta Rusher. No, 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 sì, vai. Grande, dai, dai, rimani attaccata a terra. Grande, vai. Sono una bella accelerata e cerchiamo di recuperare il primo posto, ragazzi. Anche se arriviamo secondi è un ottimo traguardo. Visto che comunque sia, è difficile vincere. Ho messo una difficoltà di driver buona. Cioè, bastano livelli non troppo alti. Che io ho provato la cosa invincibile dei drive attack, comunque sia gli avversari, ed è veramente impossibile buttarli giù, batterli comunque. A meno che non siete scorretti già dall'inizio. Cioè, dovete essere scorretti per poter vincere. Noi stiamo recuperando il primo. Il primo lo stiamo recuperando, lo stiamo... Gli stiamo addosso, ragazzi. Cerchiamo di prenderlo. Dai, 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 cerchiamo di prenderlo, vai. Oh, ci stiamo avvicinando, ragazzi. E questa potrebbe essere la curva decisiva. No, scusami, zio, scusa. No, no, rifacciamola, ragazzi. Non voglio toccarlo, non voglio fare lo stronzo. Ho sbagliato io. Eccolo, ragazzi, stiamo recuperando, freniamo. Prendiamo l'interna. Dai, Fubo, non devi vincere. La sua Golf tiene maggiormente la mia Mazda. Però la mia Mazda mi sa che corre un pochettino di più. Forse, non ne sono sicuro. Dai, dai, corriamo, dai. Questa curva potrebbe essere un'altra decisiva. Lui se ne va, lui se ne va. Il Curra ha sbagliato. Il Curra ha sbagliato, ma vuole provare a recuperare. Dai, andiamo. The Curious Show, dobbiamo recuperare, ragazzi. Dobbiamo riuscire a prenderlo, a recuperarlo e a vincere questa gara importantissima. Ci daranno dei soldi, un montepremi, dai, sì. No, no. Riavvolgiamo, ragazzi. Cerchiamo di recuperare. Andiamo. Anche se perdo soldi con riavvolgi, non me ne frega un cazzo, ragazzi. Dai. Cristo, Cristo. Voglio farla bene questa curva. Dobbiamo recuperare almeno la Golf. Ma guardate le curve perfette. Si prova. Porca puttana, no. Dai, ma non ti dovevo toccare, zio. Ti tocco comunque perché devo, per forza.
No, vaffanculo, ogni tocco una... mi manda a fanculo la macchina. Faccio schifo, ragazzi, ho capito. Devo ancora prenderci la mano in questo gioco. Però mi sto divertendo, dai. Questa potrebbe essere la curva decisiva. Dovrei fare il pezzo di merda per poter recuperare. Almeno che non riesca a prenderlo interno. Faccio cagare, cazzo. Faccio cagare. Devo ancora recuperare. Dai. La sua golf è più veloce, la sua golf è più veloce. Prova a correre, ci prova, il cura, ci prova, il cura, ci prova, il cura, ci prova, non ce la fa. Ragazzi, non ce la fa, il cura arriva secondo, vabbè, raga. Ce la siamo goduta questa gara, ci siamo divertiti alla fine a fare gli stronzi, gli abbiamo distrutto la sua golf R32R, quello che cazzo è, ragazzi. Siamo arrivati secondi, la mia macchina è veramente devastata. E niente ragazzi, spero che questo Forza Motorsport 5 vi sia piaciuto per chi ha già Xbox One. Spero che li stia piacendo. Io dico che è veramente bello. Vedete, riavvolgi 1125, ho perso un sacco di soldi. Ogni volta che riavvolgete perdete soldi. Io l'ho fatto solo e esclusivamente per far cercare di fare al meglio la gara, senza poter prendere gli avversari, purtroppo non sono andato al meglio. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente avete apprezzato il mio video, se avete apprezzato il mio modo di merda di guidare. Ovviamente cercherò di migliorare piano piano, andando avanti, magari con auto migliori che abbiano più tenuta. Questa non ha molta tenuta come avete potuto vedere. Vedo che è molto difficile ragazzi, bisogna impegnarsi perché io sono più un tipo da FPS, più da gioco di Call of Duty, quello è il mio genere di gioco preferito. Non guardarla, zio, è tutta ammaccata. E quindi niente, ragazzi. Quindi spero che il video vi sia piaciuto. Da cura 90 è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao, raga.